Buongiorno a tutti, sui miei canali da un po' di tempo diciamo, si è inaugurata questa prassi di invitare persone, no? Da quando si lavora da remoto, insomma, siamo tutti chiusi nei nostri uffici, nelle nostre case, allora ho cercato di fare rete, creare contatti attraverso lo schermo e insomma, nei mesi precedenti avete visto alcune interviste, chiacchierate con ospiti vari. Oggi abbiamo un'altra ospite, Federica Formiga, che ringrazio e saluto. Vabbè, vado prima sugli aspetti personali, come ci siamo conosciuti, perché Federica, dopo la presentiamo meglio, però lei tra le varie cose dirige un interessantissimo master in editoria all'Università di Verona e mi ha invitato per un paio di giri, mi sembra, o due o tre, adesso non mi ricordo, per un intervento ovviamente sui miei temi, no? Sul mondo del diritto d'autore, delle licenze open, del diritto d'autore nel digitale, durante appunto una sua lezione. E ultimamente ho saputo, mi ha fatto sapere, ho saputo anche da post che ho visto in rete, che ha pubblicato un interessantissimo libro. Che va a toccare temi che sono anche miei e quindi come non parlarne, non si poteva farne a meno. Allora ti presento più ufficialmente, vabbè, tu sei professore all'Università di Verona, come abbiamo detto, e formalmente appunto professore di storia del libro e di editoria contemporanea, sono diciamo i due insegnamenti di cui ti occupi. E poi vabbè, partecipi a vari progetti di ricerca. Convegni vari, sempre legati al mondo dell'editoria. Questo libro nasce, è la terza, l'editore, se vuoi farlo vedere, questo è il momento giusto, perché io non ce l'ho, perché ormai, ecco, l'invenzione, iniziamo a capire bene, l'invenzione perfetta è Storia del libro, il sottotitolo. Quindi, mi hai detto che è un libro che nasce dai tuoi corsi, quindi viene utilizzato sostanzialmente, verrà adottato come componente dell'esame, materiale d'esame per i tuoi studenti, però è un saggio che ho avuto modo di vedere, interessantissimo anche per chi in generale si occupa di editoria, ma anche di cultura, di creazione di contenuti, perché fa un excursus sulla storia del libro come oggetto, per arrivare poi alla sua, adesso non voglio dire una bestemmia, però la sua morte nella forma digitale, perché non si parla più tecnicamente di libro, ma di un qualcosa di diverso che vedremo magari dopo se è davvero riconducibile al libro, se scimmiotta il libro come oggetto o se è una cosa completamente nuova che dobbiamo ancora imparare a conoscere, il cosiddetto ebook e libro digitale. Però ecco, parto dal titolo. Il titolo, L'invenzione perfetta, ovviamente per uno come me che si occupa di proprietà intellettuale e proprietà industriale, non può che scatenare una serie di interrogativi. Tra l'altro, non sapevo che è una citazione di Umberto Eco, che è stato lui a dire che il libro, la riporto, il libro è un po' come il cucchiaio, cioè una invenzione che ormai è diventata così, ha raggiunto il suo massimo, la sua massima espressione, che non è più nemmeno migliorabile. Questa cosa ti dico, nel mondo della proprietà intellettuale si dice della bicicletta, no? Te lo dicevo prima quando ci siamo incontrate per organizzare l'incontro, il nostro incontro di oggi, perché la bicicletta in effetti ormai da un secolo e mezzo più o meno ha una struttura, un concept che non viene più modificato, poi vengono modificate le componenti, vengono modificati i materiali, vengono modificati, no, vengono aggiunte cose, però il concept generale è più o meno quello, quindi si dice che è una di quelle tecnologie che è arrivata alla sua massima espressione e che da lì in poi avrà una curva stabile, nel senso non potrà essere migliorata. Del libro non l'avevo mai sentito dire, ma in effetti è interessantissimo. Invenzione ovviamente a me va a toccare il mondo dei brevetti. Dubito che il libro fosse oggetto di brevetto, perché quando è stato creato il primo libro non esisteva il concetto di invenzione industriale brevettabile. E dubito che non so, cioè non saprei se anche al giorno d'oggi potesse essere eventualmente considerata invenzione brevettabile, però sì, ci sta, davvero il titolo stimola un sacco di riflessioni. Ed è bellissima anche la parte in cui, cioè, vabbè, il tuo libro poi arriva a parlare di diritto d'autore, ma verso la fine, ma all'inizio fai tutta una introduzione su anche etimologica. Adesso, magari, se vuoi dirla in breve, su come nasce la parola book in inglese, codice in italiano, dal latino codex, dicci, raccontaci qualcosa. Ah,
Grazie, grazie Simona di questa presentazione di tutti gli spunti. Le parole famose di solito sono cercherò di essere breve, poi Sì, quando si sente esatto. cominciare gli telespettatori già entrano nel panico, comunque cominciano a guardare l'orologio. Partiamo sì dal titolo. Invenzione perché Umberto Eco non ha solo detto che si tratta di un'invenzione non più perfettibile, ma anche di un'invenzione che non smetteremo più di usare, probabilmente per tutti gli anni a venire useremo il cucchiaio e continueremo a usare il libro. Da questo è partita sostanzialmente la mia riflessione, che è nata sì come esigenza di studio per gli studenti, perché parte del mio lavoro è fare anche didattica, appunto, e avere uno strumento adatto a loro che potesse percorrere un po' la storia del libro. Nello stesso tempo, forse anche strada facendo, mi è nata l'esigenza di anche mettere un po' ordine sulla materia. La storiografia, lo sapete meglio di me, nel tempo progredisce, si sono fatte nuove scoperte, hanno iniziato nuovi libri, il diritto d'autore stesso, la normativa europea, la recentissima normativa europea ce lo insegna, è frutto di continui sviluppi di quello che io ho chiamato il mondo attorno al libro. Infatti, il capitolo che riguarda i diritti d'autore, è stato proprio intitolato I mondi intorno al libro, dove per mondi ho messo dentro, coinvolto, preso in considerazione aspetti come i privilegi, perché come hai detto tu, quando è nato il libro non c'era la brevettabilità dell'oggetto, ma c'era sicuramente la possibilità di assegnare al prodotto libro dei privilegi. E magari per un attimo possiamo anche poi approfondirli. Poi tra questi mondi ho messo anche la questione della censura, perché poi voi mi insegnate che il diritto d'autore è un argomento, il copyright potrebbe essere visto da altre legislazioni, visto come un'altra faccenda di cui trattare. E poi ovviamente tutti quelli che sono i controlli che sui contenuti del libro nel tempo si sono tentati di fare, e uno di questi ovviamente sono i discorsi legati, uno di questi è il discorso legato agli indici dei libri proibiti, perché quando la stampa come primo e grande potere contrattuale aveva quello di diffondere velocemente più copie che esprimessero una medesima idea, più copie, più esemplari di un libro, fosse grande, piccolo, opuscolo, pamphlet, manifesto, non importa, cioè questo era il potere della stampa di poter in breve tempo diffondere un concetto, un'idea, un'opinione religiosa, politica, ovviamente la Chiesa si è accorta e ha cominciato a voler controllare in qualche modo. In realtà la parte ortodossa è arrivata un po' dopo, perché già Venezia, qui arriviamo ai nostri privilegi, quando si è vista arrivare fisicamente due operatori del libro, due tipografi, due stampatori che erano incapaci di applicare l'arte dei caratteri mobili che avevano imparato in quel di Magonza, quando si è vista arrivare questi due tipografi tedeschi, ha capito subito che era una nuova attività. Venezia era molto sensibile a tutte le attività commerciali e ha concesso, senza forse riflettere a lungo, il privilegio a questi due stampatori che appunto si erano presentati a Venezia di poter stampare in esclusiva, in monopolio assoluto all'interno dei suoi territori. Scusa, lo Io dico aggiungo. per chi non è della materia, cioè i privilegi vengono considerati nella storia, diciamo, della mia materia, della proprietà intellettuale, l'antesignano del diritto d'autore e del brevetto, stessa cosa, cioè le prime forme embrionali di tutela della creatività, dell'inventiva, non solo su un piano intellettuale, perché quello sul piano puramente no, dell'attribuzione della paternità esiste da quando esistono probabilmente gli intellettuali greci. Ma il fatto è che ci sia uno sfruttamento commerciale di queste invenzioni o creazioni intellettuali. E questo appunto si dice storicamente che è arrivato come prima forma embrionale proprio nella Serenissima di Venezia nel 1400, no? Più o meno nel XV secolo.
Sì, beh, cioè come stavi appunto sognando, il privilegio è un'esclusiva di stampa, cioè permetteva sostanzialmente a uno stampatore, che possiamo chiamare anche editore, perché nel momento che la stampa nasce, questa suddivisione tra stampatore e editore non c'è, due ruoli che si profilano molto avanti, si profilano veramente quasi alla soglia dell'Ottocento, si può dire. Questa era una domanda che mi stavo tenendo per dopo e... Oh, No, perché... No, nel non senso... dico più niente, così No, magari. bellissimo, perché... No, adesso invece ti interrompo apposta. Allora, no, perché poi questa distinzione stampatore-editore ce la portiamo dietro anche nel linguaggio più anglosassone, publisher, editor, no? Spesso editor è uno di quei false friend, no? Che spesso, che chi non è pratico della materia tende a tradurre editor, vede editor, dice editore, no, editor è quello che per noi serve, il curatore di un'opera, e per loro invece colui che pubblica e che ha le macchine per pubblicare, la struttura commerciale per mettere in commercio un'opera è il publisher, che però non è detto che coincida con il tipografo in senso proprio, cioè colui che davvero poi fa girare i rulli con no, della macchina che mette in macchina la carta per poi tirar fuori l'oggetto libro. E quindi sono delle varie figure che nella storia della comunicazione dell'editoria si sono evolute e ancora oggi si stanno un po' incrociando, perché adesso con la stampa digitale c'è questo ritorno per cui il publisher, l'editore può essere. Non ha più bisogno della tipografia in realtà, può davvero ormai fare alcuni libri, farseli in casa perché ci sono delle stampanti che schiacci un bottone e ti tirano fuori il libro già rilegato in brossura. E vabbè, scusami, no, ti ho interrotto, però Assolutamente, cioè, era troppo interessante. è funzionale a quello che stiamo dicendo, ai ragionamenti che stiamo un po' conducendo. È abbastanza il mondo del diritto ha anche molto giocato su questi due termini, sullo stampatore, l'editore. Certo che non ha mai preso in considerazione, almeno per quello che riguarda il diritto italiano, quindi fino al XIX secolo, quindi l'Ottocento, la figura dell'autore, perché questi privilegi erano in realtà concessi allo stampatore. Allo stampatore gli si diceva: tu puoi stampare quel titolo in quel determinato territorio per quel determinato periodo. L'autore proprio non compare. Compare sempre a Venezia, perché Venezia è comunque sempre un passo avanti, una tesignana su alcuni aspetti. Venezia concede al Sabellico, che era uno storico, la facoltà di poter scegliere lui lo stampatore, e quindi viene preso un po' in considerazione come autore. E qualora se ci fossero state delle copie pirata o delle contraffazioni sulla sua opera, Venezia riconosceva questo Sabellico anche di poter incassare la multa, che era di 500 ducati, quindi neanche poco, Caspita. per l'epoca, e di poterne appunto godere lui. Non era un incasso che avrebbe Allora, fatto la Repubblica. quello che hai detto, no, adesso, cioè del fatto che fino al 1800, quindi in epoca relativamente moderna, si favoriva più la figura no, della figura imprenditoriale rispetto alla figura intellettuale, all'autore, si riflette, e così riprendo un po' la mia materia. Si riflette nella terminologia che hanno gli inglesi di copyright, no? Noi parliamo di diritto d'autore, loro parlano di copyright e se ci fate caso, ovviamente, insomma, senza essere dei grandi esperti di lingua inglese, copyright non è la traduzione letterale di diritto d'autore, ma è letteralmente il diritto di fare copia. E quindi chiaramente un istituto giuridico che si chiama copyright sta strizzando l'occhio, diciamo, a colui che fa le copie, che non è l'autore. Che invece ha un ruolo di creare l'opera, nel senso di opera immateriale, intellettuale, no? Il corpus mysticum e il corpus mechanicum, l'opera intesa come creazione, quindi astratta, e l'opera intesa come qualcosa che poi viene prodotto e distribuito, quindi su un supporto fisico, che è una distinzione che ci siamo portati dietro per 3 secoli da quando esiste la, no, il 1709-1710, che hai citato anche tu nel libro come pietra miliare del prima legge, primo testo normativo sul copyright in senso moderno, lo statuto della regina Anna d'Inghilterra. E poi arriviamo alla rivoluzione digitale, cioè sostanzialmente ai giorni nostri, no, un massimo, insomma, gli ultimi due decenni, in cui il supporto fisico. La famosa copia in realtà diventa evanescente, addirittura sparisce,
Perché siamo cioè, nel momento in cui siamo in un contesto digitale non ha più neanche davvero senso parlare di copie, perché la copia altro non è nel contesto digitale che un clone di un elenco di bit, no? Quindi il file che viene duplicato e portato su un altro Sono supporto, copie, ma quindi. è sempre un clone, quindi non distingui più l'originale dalla copia, e quindi toglie questa possibilità, cioè di chiunque abbia in mano un aggeggio da 100 euro, no? Un qualunque cellulare, che ormai è un computer a tutti gli effetti, è una macchina potentissima per fare copie digitali, no? Perché ha il tastino condividi, duplica file, e quindi togli potere a coloro che invece per 3 secoli hanno fatto copie, cioè hanno strutturato il loro potere economico, basato il loro potere economico sulla possibilità di fare copie, avere le macchine che permettono di fare le copie. Macchine che fanno delle copie molto di qualità molto alta rispetto alla copia che puoi fare tu, no? Io, insomma, abbiamo un'età per cui il mondo ti ricordi quando si registravano i film col videoregistratore VHS, oppure ti prestava il CD, o il vinile il tuo amico, e tu ti registravi la cassettina audio. Caspita, la differenza tra l'originale e la copia era palpabile, quindi non c'era questa grande preoccupazione. Nel momento in cui invece tutti hanno in mano uno strumento che ha un costo ormai irrisorio, che ha la capacità di fare delle copie invece super affidabili, si mette in crisi tutto un sistema industriale che si è sviluppato in appunto 3 secoli di storia, potremmo dire. E vabbè, adesso l'abbiamo presa larga, no? Cioè, perché stiamo parlando della. Però legandolo al libro, uguale. Cioè, però con la differenza che il libro ha quella, secondo me, quella forza in più alle spalle rispetto ai contenuti musicali, audio o video che siano, che è un oggetto perfetto. Cioè, il vinile, il CD, sono sempre stati superati nel giro di pochi anni da qualcosa che era meglio di loro, no? Meglio della loro versione precedente. Il libro no, cioè il libro è arrivato a un punto in cui il suo successore, nella metafora, è una cosa che però non è un vero successore, è un'altra cosa, cioè l'ebook non è un libro migliore e più moderno, è un'altra cosa, tant'è che molte persone vogliono entrambe le cose, cioè comprano sia di un libro, molti editori lo mettono in vendita come pacchetto, il mio editore ha pubblicato l'ultimo mio libro, puoi comprare ad un prezzo ridotto entrambe le cose, vuoi il cartaceo e ti arriva anche il codice per scaricarti l'ebook. Perché? Perché sono forme di fruizione diverse, che credo sia quello a cui tu arrivi a dire nell'ultimo capitolo, Sì, è esattamente così. Io sono arrivata a definire il libro digitale, che mi piace chiamarlo in italiano più che ebook o addirittura libro elettronico. Sono arrivata a dire che è un po' la brutta copia, è un tentativo ancora mal riuscito di poter copiare quello che è appunto un parallelepipedo perfetto con una sua dimensione. Adesso non riprendo le questioni, il tattile, l'odore, eccetera, e non riprendo neanche questioni come quelle legate alle neuroscienze. Il tempo che io giro la pagina fisicamente di un libro, ho quella frazione di secondo, forse meno, che permette al mio cervello di sedimentare quello che ho letto nelle righe immediatamente successive, cosa che invece non faccio su un device qualsiasi, perché assomiglia quasi a un rotolo, un testo senza soluzione di continuità, e quindi vado avanti, vado avanti, vado avanti, E ti viene un senza po' avere quel l'angoscia. minimo. Cioè, intellettualmente, neurologicamente, forse non siamo ancora pronti a un tipo di lettura uguale a quella che facciamo sul Domanda, libro. adesso domanda autocritica per insomma, due persone che vengono più o meno dalla stessa generazione. Sarà cioè, noi la pensiamo così perché siamo vecchi, o anche tu che hai confronto con gli studenti che insomma hanno 19 anni, 20 anni, ti sembra che sia così anche per loro che invece sono nati in un contesto digitale? No, è così anche per loro, secondo me, perché è proprio un discorso di sviluppo neuronale. La tecnologia va mille volte, forse, ma che mille poco, molto più veloce rispetto allo sviluppo della nostra testa, del nostro cervello, dei nostri neuroni. Quindi vedo che allora i ragazzi sono forse capaci di cogliere nel libro, grazie alla lettura che fanno su un digitale, gli aspetti fondamentali. Noi invece leggevamo tutta la pagina, tornavamo anche indietro, facevamo
centinaia di sottolineature a colori diversi, invece loro forse sono un po' più capaci di cogliere e accogliere gli aspetti. Questo però credo che non sia solo frutto del digitale, ma sia frutto per esempio dell'editoria scolastica. Se prendete in considerazione i libri di, qui usciamo forse dal seminato del diritto d'autore, ma prendete in considerazione i libri di scuola, hanno le parole chiave in eretto, l'immagine vicino al concetto, quindi aiutano anche lo scolaro, quelli della primaria oppure semplicemente delle scuole medie, a cogliere subito i punti. Questo poi lo portano anche sulla colata d'inchiostro, che è un saggio che invece magari devi leggere all'università o sul quale devi cogliere gli aspetti per prepararti all'esame, perché il fine ultimo ovvio, degli studenti è questo. Però ecco, ci sono aspetti di un oggetto. Allora io intanto smetterei di portare avanti la dicotomia analogico-digitale, perché entrambi hanno degli aspetti e non sono da sottolineare quelli positivi e quelli negativi. Sicuramente sono due prodotti dal punto di vista editoriale e anche poi nella trattazione dei diritti, ma questo sei tu che me lo insegni, che vanno per due strade diverse, per due dimensioni, proprio dimensioni. Questa è la parola esatta, forse della chiacchierata che stiamo Ma facendo su questi due aspetti. allora, adesso mi dici questa cosa che anche dal punto di vista giuridico sono due cose diverse. È verissimo. Basti pensare, no, butto lì questa provocazione, il libro cartaceo ha l'IVA al 4%, pagata la fonte dall'editore, il libro digitale ha l'IVA al 22%. Qualche anno fa era circolata una campagna di sensibilizzazione per portare l'ebook anch'esso con l'IVA al 4%, in cui ingenuamente lo sottolineo, anch'io avevo partecipato. In realtà poi giuristi più raffinati di me mi spiegarono che era sbagliato, perché effettivamente sono due cose diverse, giuridicamente e fiscalmente, quindi cioè, per effetto anche fiscalmente. Perché quasi sempre l'ebook, per come vengono distribuiti, o i libri digitali se vogliamo chiamarli all'italiana, sono ceduti come servizio più che come copia venduta, il che anche lì fa cambiare mostruosamente la questione. Vuol dire che, vabbè, adesso non voglio andare troppo sul tecnico, però si evita quello che giuridicamente si chiama principio dell'esaurimento del diritto, per cui a un certo punto il diritto d'autore, quando la copia viene messa sul mercato e viene acquistata dall'utente finale, il diritto d'autore finisce, cioè il titolare dei diritti, che sia l'editore o l'autore, non hanno più modo di sapere che cosa viene fatto di quella copia. E la persona che l'ha comprata può scegliere di portarselo a casa, leggerlo, regalarlo, usarlo per fare spessore sotto il tavolo o usarlo per accendere il camino. Non è più un problema dell'autore o dell'editore la fine di quella copia. Questo non succede invece con le copie digitali, perché in realtà non sono vere copie, sono delle licenze d'uso per l'accesso ad una copia. Cioè, chi compra un ebook su Amazon o su un altro dei vari store ha l'illusione di comprare una copia, ma in realtà sta comprando l'autorizzazione ad accedere a quella copia, che, ripeto, sembra questione di lana caprina. Adesso chi non è del settore dice: ma è arrivato il giurista che sta lì a giocare sulle parole. No, in realtà c'è una differenza sostanziale, perché vuol dire che quella licenza a un certo punto può essere revocata. No, è una semplice autorizzazione, quindi non hai davvero una copia. Io ho la fortuna di aver ereditato da un trisio, un parente strano che non si chiama neanche Aliprandi come me, dei libri di diritto bellissimi, tutti del fine 700, prima metà del 1800, che probabilmente io lascerò a mio figlio, mio nipote, che ne so. E invece non so se io potrò lasciare a mio figlio i miei libri scaricati, comprati sull'account di Amazon, no? Perché l'account di Amazon innanzitutto è personale, questa cosa è scritta e quindi non si è ben capito bene cosa succede quando uno poi viene meno o decide di chiuderlo e di passarlo a qualcun altro. Semplicemente che Diritto non si all'oblio. può passare a qualcun altro. E quindi una riflessione che anche lì adesso non vorrei aprire un vaso di Pandora perché siamo già andati abbastanza lunghi, però ci fa capire come il libro digitale non è l'equivalente, non è il figlio diretto e l'evoluzione del libro cartaceo, ma sono proprio due oggetti, due ontologicamente due cose diverse. E altra provocazione che ti lancio sempre sul discorso del libro digitale. Io ho ancora molto l'impressione, adesso non so se è una questione che gli editori non hanno fatto davvero il passo, sono ancora lì che stanno cercando di capire bene che cos'è, forse
che cos'è questo oggetto, però ho sempre l'impressione che il libro digitale cerchi di scimmiottare ancora il libro cartaceo, no? Cioè, io che leggo più che altro saggistica e poca narrativa. Saggistica o anche lì, articoli scientifici, articoli tecnici, ovviamente per il mestiere che faccio. Spesso il libro digitale è il PDF editoriale, no? Cioè è la stessa cosa identica, è il PDF che a me, ti ripeto, va benone perché io sono vecchio, no? L'abbiamo già detto prima, appartengo a quella generazione che si è abituata a leggere le cose con una grafica particolare, con le note messe in un certo modo, e a me va anche bene così. Solo che mi viene il dubbio che non si sia fatto davvero il passo avanti che ci si aspettava quando si è iniziato a parlare di ebook nel 2002, cioè insomma da quando è che si parla di questi ebook, no? Ormai è da 20 anni circa, e quindi se siamo ancora lì adesso dopo 20 anni a considerare l'ebook come la scansione, perdonami te, la scansione del libro, allora vuol dire che il libro vince ancora, no? Il libro di Umberto Eco, il cucchiaio della situazione, l'invenzione perfetta, è ancora centrale. Forse dovremmo cancellare proprio il termine ebook, quindi prendendo anche spunto dall'inizio che dicevi, l'etimologia, la valenza del termine, il significato. Cioè il termine ebook è un termine distopico, è un termine che non funziona. Io agli studenti dico, voi siete i... Adesso dire che tu sei vecchio devo dirti di no, perché tu dici che abbiamo la stessa età, quindi se dico che non sei vecchio tu vuol dire che non sono vecchia neppure io. Però cioè, in realtà è questione proprio di generazioni. Gli studenti, voi che siete appunto quelli che dovranno viverlo il digitale, non subirlo. Noi siamo forse nella categoria che più lo subisce, più maldestramente cerca di usarlo, con risultati più o meno felici. Invece loro lavoreranno sempre solo, e va bene così, cioè sono spinta su questo tipo di attività, lavoreranno con il digitale. Però il termine ebook, visto come proprio la copia o la brutta copia, dicevamo prima, del libro, non funziona. Potrebbe proprio iniziare dal nome, anche perché il termine ebook e il termine libro arrivano dalla materialità, dalla fisicità. Il libro non era altro che una pellicola, che non era ed è ancora oggi, che sta tra la corteccia e il tronco dell'albero, una pellicola molto sottile che hanno scoperto poter essere scrivibile, prima ancora del codice e quant'altro, e quindi l'hanno usata come supporto scrittorio. Lo stesso book inglese deriva dalle lingue germaniche, che è book, che poi tradotto è il faggio, è un albero. Quindi c'è un richiamo molto forte a un supporto, quindi una fisicità. E chiamare ancora book una cosa che non ha nulla di fisico, ma è un testo senza fine, quasi impercettibile nel suo inizio e soprattutto nella sua fine, perché sfido chiunque a dire andiamo a pagina X dell'ebook. È difficile Sì, è un proprio problema. arrivare al punto. Poi c'è sempre il problema dell'autore. Molti di questi testi digitali non hanno un autore. Non è facilmente vincibile. Se io guardo qualsiasi pagina web, qui magari ci discostiamo un po' dalle ebook, come siamo abituati a pensarlo nella lettura di un device, però se io guardo un testo online spesso non c'è un autore, quindi manca l'autorialità e il diritto d'autore, quindi allora chi può godere di questo se l'autore poi non è indicato e non è Ma recuperabile? allora, sì, sì, è un problema più filosofico che giuridico, perché in realtà l'autore è sempre, per come è impostato il copyright, è sempre tutelato, anche se non è indicato, lui può sempre reclamare la paternità dell'opera. Però sì, è vero, in una percezione globale, in una percezione generale del concetto di diritto d'autore, io lo trovo, no, da parte degli utenti, la classica leggenda metropolitana, ma era su internet, non c'era scritto nulla, allora io pensavo che fosse di tutti, che fosse libero. No, certo, cioè questo è l'effetto collaterale della cosiddetta liquidità, del fatto che internet è così, è liquida e si perdono certi riferimenti. Però ecco, sì, non vorrei adesso buttare troppa carne al fuoco. Allora, no, giusto per tornare al tuo libro e poi così possiamo andare in chiusura,
ne ripercorro la struttura proprio in ottica di proprio recensione, in modo tale che chi è interessato poi a leggerlo è formato da 5 capitoli, che è una premessa che è già interessantissima perché già quella fa tutto il discorso sull'etimologia del libro. La premessa si intitola Tante forme per la stessa esigenza, come è nato e come si è sviluppato il libro. E lì c'è quella storia che non conoscevo, di Federico II, che aveva vietato l'utilizzo della carta. Perché all'epoca la carta era più deperibile rispetto alla pergamena o alla pergamena. Ed è interessante vedere come. Cioè, addirittura vietarlo, perché no? Perché non si conserva abbastanza. Poi, mamma, adesso mi si è accesa quest'altra lampadina sugli ebook e sul rapporto con il libro cartaceo, sul discorso della conservazione dell'informazione. Cioè, noi sappiamo che di libri, cioè, libri, pergamene, papiri. E sono riusciti a trasferirci la conoscenza per millenni. Non sappiamo cosa succederà invece ai contenuti digitali, nel senso che Sì, no, ti perché dirò è una cosa troppo nuova per sapere come andrà a finire. ma per esempio sul papiro vengono registrate ancora le informazioni che riguardano le scorie nucleari, perché non sì, sappiamo che è un pensa supporto te, molto esatto. antico, quindi oltre ai file registrano su questi supporti. Poi cioè è difficile sapere, e tra l'altro a me anche piacerebbe che dal punto di vista normativo si intervenisse sulla conservazione del digitale anche per i privati, perché se la pubblica amministrazione, amministrazione pubblica che dir si voglia, ha delle regole ben precise da seguire per la conservazione dei propri documenti digitali, cioè essendo anche Sì, archivistica, quindi una la parte famosa di fattura elettronica, la conservazione, sì. pura conservazione, il glifo, le firme digitali, insomma anche qui andiamo oltre. Un archivio digitale di un editore, le sue famose copie delle copie che fa e che mette a disposizione sotto forma di ebook o print on demand, perché magari può avere il suo file e poi viene richiesta la stampa di una copia con il pod. Cosa sono quegli archivi lì? Come arriveranno a noi? Cioè, se io adesso vado a Milano, al Centro Apicio, agli archivi degli editori, questi archivi come arriveranno? Dove Tutti. saranno conservati? Come saranno conservati? E spesso, purtroppo, anche in mano, cioè purtroppo, insomma, chi magari prepara l'ebook per quell'editore, ha lui l'archivio di quell'editore, ma non funziona. Infatti, lancio questo spunto, visto che la mia pagina è molto seguita da bibliotecari e archivisti, sicuramente avranno tantissime cose da dire su questo tema perché è il tema dibattuto dei nostri tempi, cioè è bello passare tutti al digitale, ma si pongono delle riflessioni non da poco. Io lo vedo anche come avvocato, banalmente, sulla archiviazione delle sentenze, degli atti giudiziari, no? Cioè adesso che si sta spostando tutto il processo, quindi la giustizia, che è una cosa quindi serissima, cioè una cosa delicatissima, la giustizia che ha a che fare con la vita delle persone, con il destino delle persone, la sanità, no? Cioè il fatto che le informazioni l'abbiamo visto sulla nostra pelle in questi ultimi 2 anni, cosa vuol dire? E quindi nel momento in cui si digitalizza dobbiamo essere sicuri che le informazioni vengano gestite in un modo corretto e diciamo, in un'ottica di lungo periodo. Quindi, da un lato abbiamo la storia di millenni di supporti che sono cartacei o simili cartacei, non so, pergamena, papiro, via dicendo, quindi comunque supporti fisici, e dall'altro abbiamo il digitale che è comparso negli ultimi 20-30 anni e che da un lato appunto agevola sostanzialmente la grande innovazione del digitale è lo spazio, no? Cioè il fatto che io riesco a contenere in una memoria che è grossa come l'unghia del mio dito mignolo, non so, tutto il catalogo di una enciclopedia, no? Cioè, questa cosa qui è mostruosamente innovativa e rivoluzionaria, questo non c'è dubbio. Sul fatto della conservazione, il fatto che io magari abbia un CD-ROM masterizzato 10 anni fa e che lo ritrovo in un cassetto e non possa più leggerlo, perché appunto boh, non ho più il masterizzatore che legge quel tipo di formato, oppure semplicemente perché si è rovinato e non ho fatto una copia, è un grave, grave problema che va assolutamente affrontato. Però scusami, adesso basta, chiudo con le divagazioni, volevo ripercorrere la struttura del tuo libro, me l'ero segnata, quindi dopo questa premessa interessantissima, 5 capitoli,
ovviamente diciamo, hanno un approccio, essendo un libro storico come approccio, quindi percorrono le epoche storiche. Il primo capitolo si occupa del rinascimento dell'arte tipografica, quindi periodo 1450-1550. Secondo capitolo, l'era del consolidamento e del perfezionamento. Quindi 1550-1700, ovvero immagino, visto la premessa che abbiamo fatto sul titolo del libro, è il periodo in cui il libro diventa perfetto, si completa nella sua evoluzione come oggetto, diventa quello che poi abbiamo ancora oggi, perché più di così non può diventare. E poi il capitolo 3, la stampa diventa moderna, quindi l'Ottocento, gli autori, gli editori verso la modernità, la distribuzione libraria, che quindi anche lì il mondo che più o meno ancora stiamo vivendo oggi. E poi il capitolo, ovviamente per me preferito, il quarto, quello, il mondo attorno al libro, i privilegi, la censura, l'indice dei libri proibiti e il copyright. E un quinto capitolo, che è quello che abbiamo già più o meno citato indirettamente, è quello sul passaggio al digitale, cioè il libro e l'universo digitale. Infatti tu parli di libro elettronico e le protezioni di diritti, la tecnologia dell'ebook e i costi digitali. Totale circa 100, cos'è, 185 pagine, 190 pagine, quindi un saggio, anche leggero, nel senso non una cosa che spaventa, un librone, un tomo, no, che sai, io sono abituato ai manuali di diritto privato amministrativo che partono dalle 700 pagine in su, quindi sicuramente una lettura più leggera. Editore La Terza, l'abbiamo detto, il prezzo di copertina è 20 o 19, non mi ricordo, 20 euro di copertina, scusa, di copertina sul cartaceo. Poi ci sarà il prezzo del digitale, che cambierà a seconda dei vari store, perché quello solitamente è più o meno il digitale, giusto per... Amazon lo dava al 19 qualche giorno fa, 19 euro. No, vabbè, quindi non tanto distante dal cartaceo. Poi non ho visto i costi di iscrizione, ecco perché non li Ok. ho visti. Se sono. Basta, nel senso che diciamo, insomma, siamo più o meno arrivati, ci eravamo dati come orizzonte massimo 40 minuti e ci siamo. Se però hai delle cose da aggiungere, vuoi dire qualcosa, non so, hai qualche appuntamento? Lo so che purtroppo presentazione dei libri per un po' immagino che no, nelle librerie così non ce ne siano ancora, però hai qualche appuntamento da darci? C'è un appuntamento previsto presso l'Università La Sapienza il prossimo 19 maggio, dove parleremo di tutto il libro, senza entrare magari nel merito o specificamente nei diritti. E Ma poi la Sapienza però settembre, online, cioè nel senso sì, assolutamente, a settembre ma si sta. accessibile a tutti, cioè quindi la gente può iscriversi e seguire il seminario o solo per iscriversi? Posso chiedere se il link è Cioè condivisibile, nel sì, senso, poi magari mi assolutamente. mandi, cioè, se si può seguire, mi mandi riferimenti, lo aggiungo alle note del nostro video di oggi. Certo. E poi pensavo di fare una cosa in presenza all'Audus Club di Milano fine settembre, metà ottobre, però qui siamo in Speriamo, mezzo agli dai. eventi. Bah, ma Cioè, sì, dai, cerchiamo di essere programmato, ottimisti per settembre-ottobre. se no anche lì andrà online. Basta, va Questi bene. sono anche quelli al momento fissati, poi vediamo anche l'editore come si muoverà in tal senso. Avrei voluto scrivere di più, dire di più, ma questo è tipico degli autori, invece poi interviene a gamba tesa l'editore in questo caso Dice e no, dice no, qua taglia, qua stringiamo. taglia, qua no, ma questa. Quindi Ah, ecco, no, non sapevo bene. Va bene, dai. però per ora, insomma, per chi vuole farsi un'idea anche per non addetti ai lavori è una buona partenza, ritengo possa essere una buona partenza. Benissimo, dai, grazie a Federica Formiga dell'Università di Verona. Il libro ve lo lascio scoprire, Editori La Terza, l'invenzione perfetta. Eccolo lì, eccolo lì. Scusa, ecco, l'ultima domanda, il quadro in copertina chi è? Non lo riconosco. Il quadro copertina è stato scelto dalla Terza, il titolo è Ragazza orfana di Amsterdam, è un quadro di un autore tardo ottocentesco, Che legge un libro, una un ragazza autore che legge. fiammingo, infatti lo vedete Sì. dalla stessa copertina ed è una concessione data dal museo all'editore. Quindi Ottimo. sì, qui ci sono state un po' di discussione sulla copertina, ma come nota redazionale possiamo dire che potere contrattuale c'è l'editore e non l'autore. Molto L'autore può dire quello che vuole, ma bene. alla fine decide l'editore. Va bene, va Va bene. Grazie, grazie Federica. Alla bene, prossima. grazie, grazie Simone. Ciao a tutti, arrivederci. Grazie ancora.